Amici ed amiche di Juve Stabia Live, tifosi e tifose della Juve Stabia, benvenuti a questa nuova puntata, l'undicesima della quarta stagione del Juve Stabia Live Talk Show. Chi vi parla, come sempre, è Mario Vollono e io ringrazio subito gli amici di Videonola che anche questa sera ci manderanno in onda, canale 88, quindi se siete sui nostri social, Facebook, YouTube, Twitch e preferite invece il mezzo tradizionale, lo potete fare collegandovi, ecco, sintonizzandovi col canale 88 sul digitale terrestre e quindi seguirci da lì e magari anche commentare tramite i nostri social e quindi stare comodamente in poltrona o nel divano, ecco, come volete. Poi io ringrazio come sempre anche gli amici di Radio Città Castellammare, nella persona anche del direttore Salvatore Ricci, anche lui per questa sua collaborazione che dura ormai da diverso tempo e prossimamente, l'abbiamo sempre detto, saremo anche pronti a ritornare a fare le radiocroniche 3 minuti ogni 15 anche su questa radio che porta il nome proprio della nostra città. Come sempre io saluto Mario Di Capo che anche questa sera non ci sarà, però ci ha mandato un bellissimo messaggio in compagnia della sua dolce bambina Aurora che quindi ci stanno vedendo e li saluto, spero che magari questo mio saluto arrivi anche a loro e che quindi diciamo apprezzino questa mia intenzione. Però ecco, dobbiamo parlare di Juve Stabia, dobbiamo e vogliamo parlare di Juve Stabia, una Juve Stabia che abbiamo detto già lunedì al Pugile Stabiese non è andata oltre l'1-1 con il Monterosi Tuscia, ci sono stati diciamo un po' di mugugni per questo risultato. Non è arrivata la doppietta in casa di vittorie casalinghe, ma diciamo comunque la Juve Stabia muove ancora la classifica. Certo è che si è ancora sulla parte destra della classifica come diceva Sottini non dobbiamo guardare, però uno sguardo ogni tanto uno glielo dà e sicuramente fa male vedere la Juve Stabia in quella posizione, però c'è ancora tanto tempo per recuperare. Ora c'è il Catanzaro, prossimo impegno di domenica alle ore 14:30, sarà un impegno importante, non voglio dire proibitivo perché questo campionato di Serie C ha dimostrato che niente è impossibile e tutto è possibile, ecco, i due estremi. Ci sono situazioni altalenanti in tutte le squadre, ci sono momenti positivi per una, momenti negativi per l'altra e viceversa. Ecco, adesso per fare un esempio c'è la Turris che sta andando bene dopo un periodo in cui si è fermato, c'è il Palermo che sta andando bene dopo un periodo in cui si è fermato, il Bari più o meno è quella che sta mantenendo una costanza di rendimento anche se ha avuto diciamo, due scivoloni, uno a Castellammare e uno a Francavilla, però ecco è meritatamente in testa e sta dimostrando di avere una regolarità maggiore rispetto alle altre, quindi non facciamoci la testa prima di romperla, le partite vanno giocate, vedremo poi al Ceravolo che cosa succede domenica alle 14:30. Però con me in studio, o quantomeno meglio più che studio, dalle rispettive case, ecco, perché mi viene quella cosa studio perché non vedo l'ora di ritornare in studio, però ancora ecco la situazione non è del tutto risolta, anzi purtroppo si parla di un Covid che sta diciamo ecco riprendendo posizioni nei contagi e quindi nonostante la doppia vaccinazione non c'è quella tranquillità per poter fare diciamo trasmissioni in presenza. Noi ci auguriamo quanto prima di tornare al 2019 quando ecco le facevamo in presenza e ci divertivamo davvero tanto a raccontare di Juve Stabia e stare tutti quanti in compagnia, però dico dalle loro rispettive case. Ci sono gli altri due amici, iniziamo proprio da Natale Giusti. Buonasera Natale. Buonasera Mario, un grande saluto a te, a Giovanni, al nostro Mario Di Capua che anche stasera non è con noi e ovviamente a tutti i nostri web spettatori che ci seguono sulla pagina Facebook Juve Stabia Live e su tutti i nostri canali social, nonché ai telespettatori di Videonola, canale 88 del Digitale Terrestre, televisione, come diceva Mario, ringraziamo sempre per ospitare questa nostra ormai storica trasmissione al suo quarto anno. Abbiamo ormai archiviato il pareggio con il Monterosi Tuscia, questo mezzo passo falso della Juve Stabia di domenica scorsa in una partita in cui le Vespe non sono state brillantissime soprattutto nel secondo tempo quando ci sarebbe voluto ecco il colpo decisivo per vincere una partita che si era messa per la verità subito male con il vantaggio del Monterosi, poi ripreso dopo un quarto d'ora da Curcio Bentivegna
segna dal suo terzo gol di questa stagione, però una Juve Stabia che ora guarda con rinnovato ottimismo, ecco, a questo scontro contro una big di questo campionato, contro questo Catanzaro che nelle ultime quattro partite ne ha perse tre, poi ne parleremo diffusamente con il nostro collega Vittorio Giummo più tardi, che intervisteremo proprio sulla situazione del Catanzaro in questo momento. A Catanzaro c'è comunque un'area, credo, un po' di delusione, perché è una squadra che comunque già non aveva iniziato bene il campionato con quei cinque pareggi di fila che aveva fatto nel mese di settembre ad inizio campionato, quindi già non era partito bene, ci sono stati questi stop continui nelle ultime quattro partite ed è stata messa in discussione anche la stessa panchina di mister Calabro, che da quanti dicono molti anche sui giornali questa settimana si gioca la panchina proprio contro la Juve Stabia domenica prossima, nonostante le dichiarazioni del presidente Noto del Catanzaro, che ha un po', diciamo, addolcito la situazione, però non sembrerebbe che la posizione di Calabro non sia proprio delle più stabili, quindi la Juve Stabia deve lottare contro tutte queste cose in una partita che assolutamente sarà abbastanza complicata, quindi ci vorrà la migliore Juve Stabia, una Juve Stabia però che se è vero che con le piccole ha fatto sempre molta fatica soprattutto al Romeo Menti, quando incontra le big del campionato, come lo è appunto anche la squadra calabrese di mister Calabro, può sfruttare quegli spazi che sicuramente il Catanzaro concederà, perché sarà il Catanzaro che dovrà fare la partita e la Juve Stabia quindi potrà usufruire di questi spazi che sicuramente le verranno concesse in attacco, anche se comunque si giocherà contro un Catanzaro che è importante dirlo, è la migliore difesa del campionato assieme all'Avellino, con soli 9 gol subiti finora. Quindi una partita che ci dirà molto sul proseguo della stagione sia del Catanzaro che della Juve Stabia, quella che vedremo al Ceravolo domenica prossima. Ti ripasso la linea, Mario. Grazie Natale Giusti per questa sua introduzione a questa nostra puntata. Arriviamo al momento di presentare, lo sapete un po' tutti, la voce del web, Giovanni Donnarumma. Buonasera Giovanni. Buonasera a te Mario, un saluto a Natale, a Mario Di Capua e ovviamente a tutti i nostri affezionatissimi web spettatori che ci seguono in tantissimi sui sotto i canali social, YouTube, la nostra pagina Juve Stabia Live, e tantissimi che tramite il canale 88 del Digitale Terrestre, amici appunto su Video Nola, che ci seguono anche via TV, non per ultima anche l'amico Salvatore Ricci con Radio Castellammare, che ovviamente è un nostro partner ormai da anni consolidato. Che dire sul passato, su quello che si è fatto accenno prima, le parole di Natale per quanto riguarda la gara ultima col Monterosi, è ovvio che c'è ancora questo strascico di delusione che arriva dopo il pareggio interno, anche se bisogna dire che la Juve Stabia ha tentato in tutti i modi, specialmente nel secondo tempo, di riuscire ad arrivare al gol della vittoria, però è ovvio che poi il risultato finale è quello che più conta, e il risultato parla di un pareggio amaro che ha lasciato un po' tutti anche un po' a bocca asciutta per quello che poteva essere in maniera teorica una partita abbastanza abbordabile. Però noi l'avevamo presentato già la settimana scorsa come non fidarsi di una squadra come il Monterosi Tuscia, che aveva sì cambiato allenatore, ma che proprio dal cambio sulla panchina e sulla voglia di rivalsa dei calciatori che poi sono stati inseriti in campo domenicalmente è uscito fuori una partita, ecco, il classico catenaccio a tutto campo, dove Stabia ha trovato pochissimi spazi, li ha anche cercati, li ha pure trovati, però purtroppo l'andamento, come l'andamento all'inizio campionato, non è riuscito a sfruttare appieno le occasioni che sono arrivate, anche in qualche occasione per la bravura del portiere avversario che sta lì appunto per non prendere gol. Ecco, giusto per dire il tutto, per sintetizzare al massimo quello che è stata la gara interna, e nella presentazione della prossima con questo Catanzaro che ovviamente arriva a giocarsi questa gara interna con tanti punti interrogativi rispetto a quelle che potevano essere le avvisaglie estive che voleva la squadra calabrese come l'autentica protagonista di questo campionato, e al momento non lo è purtroppo per loro. Ovviamente parlavamo anche della bacheca, sì, dei nostri messaggi. Noi andiamo a leggere i primi messaggi che sono arrivati live, iniziamo da Francesco Trambarulo, che è stato il primo a scriverci questa sera. Dice: buonasera carissimi, speriamo domenica in una prestazione
fatta di grinta e orgoglio. Salutiamo anche Gaetano Attianese, ci scrive: buonasera, Mister Mascot sempre presente, assolutamente sì. Maria Esposito, che salutiamo calorosamente, ci scrive: a forza Juve Stabia, unica e solo, solo io posso emanare il fluido per farla vincere, con tanti cuori russi. Allora aspettiamo veramente, cara Maria, anche per la prossima, tanto fluido, perché ce ne sarà veramente bisogno in quel del Ceravolo. Giovanni, aspetta un attimo, nel frattempo che stai leggendo, però io prego il prossimo ospite, il primo ospite di questa sera, di mettere il cellulare in orizzontale, così rientriamo meglio nella inquadratura poi per la televisione. Vai, vai Giovanni, e di togliere magari il blocco rotazione dello schermo del cellulare. Benissimo, continuiamo a leggere, Mario, poi mi interrompi tu nel momento in cui lo ritieni più opportuno. Io vado avanti con il messaggio di Giuseppe Volpino: buona serata a voi tutti e forza Stabia. Ancora Gaetano Attianese: la colpa è mia, ha detto Mister Mascot, quindi c'è anche una sorta di dialogo tra il bellissimo esemplare di Pastore Tedesco e buon Gaetano, e purtroppo ha avuto anche il rimprovero dal suo animale preferito. Antonio Vollono, papà di Mario, che salutiamo, buonasera a tutti e speriamo bene domenica contro il Catanzaro. La stessa Maria Esposito che risponde: Catanzaro Juve Stabia, dice 1-0 ovviamente per la Juve Stabia, rispondendo ad Antonio. Mister Mascot vede la partita, assolutamente sì, lo sappiamo, per vincere assolutamente. Benedetto Martorello, buonasera a tutti, speriamo bene questo successo domenica non succeda più, è solo un danno per la società, forza magica questa. Sì, Benedetto si riferisce un po', sarà probabilmente anche oggetto di discussione questa sera per questa ennesima multa, anche abbastanza pesante, che è arrivata nelle casse della Juve Stabia. Poi avremo modo anche di approfondire questo delicatissimo argomento. Massimo Dapice: buonasera ragazzi, tanti ex nel Catanzaro, speriamo una partita d'orgoglio forza Stabia. Lo stesso forza Stabia ce lo grida e ce lo conferma Raffaele Capriglione. Ancora Tenese Gaetano: noi siamo la bestia nera del Catanzaro, ha detto Mister Mascot. Ebbene sì, possiamo rinnovare questa cosa anche domenica, perché no? E gli dà ragione a Mister Mascot anche il nostro amico Francesco Marisca. Infine, prima di darti la linea, l'ultimo messaggio: tanti cuori giallo-blu e un bel pollice alto dal nostro amico Ciro Bergamasco, che salutiamo. A te Mario. Sì, diciamo che questi sono i primi messaggi, ovviamente noi ce ne aspettiamo ancora tanti, ecco, quindi vi invito già da ora a farvi sentire, soprattutto a far sentire il vostro calore, il vostro affetto nei confronti di chi questa sera ha dato ancora una volta l'ennesima dimostrazione di essere ancora affezionato a noi. Stiamo parlando del nostro primo ospite della nostra trasmissione. Va bene anche così come sta il cellulare, importante magari, ecco, metterlo che non taglia la testa, ma un po' più in alto, ecco, va benissimo così, ho sistemato io diversamente. Stiamo parlando del nostro, anche qui possiamo dirlo, perché quando poi li sentiamo più di una volta li vogliamo etichettare proprio come nostri amici. Stiamo parlando di Stefano Di Cuonzo, ex difensore della Juve Stabia, lo ricordiamo benissimo per quello che ha fatto la Juve Stabia, ma anche del Catanzaro. Buonasera Stefano. Buonasera a voi, buonasera Mario. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Stefano, grazie ancora, te lo dico di nuovo ancora per questa tua disponibilità. Ecco, tu che hai vissuto le due piazze, noi ci siamo sentiti il campionato scorso a marzo, era il 18 marzo se non sbaglio, proprio alla vigilia della gara, proprio Catanzaro, cioè Juve Stabia Catanzaro, adesso la Juve Stabia invece va a Catanzaro e tu già ti sei un po' espresso. Ecco, la situazione, come diceva Giovanni Natale e anche sottoscritto, un Catanzaro che non se la passa bene, nel senso, perché è stato costruito per i piani alti e non sta lì, per i piani altissimi. Una Juve Stabia che è stata costruita altrettanto per stare abbondantemente nei primi 10 e non sta nei primi 10. È un campionato strano. Ecco, tu dall'esterno, che idea ti sei fatta di questo campionato? Perché tornano i tifosi, ma sembra quasi che era meglio prima senza i tifosi. Ovviamente, diciamo a livello di risultati, io dico preferisco sempre con i tifosi, è meglio sottolinearlo subito. Sicuramente sempre meglio con i tifosi. Diciamo che è un campionato molto, molto particolare, molto, molto equilibrato, tranne diciamo il Bari, che dovrebbe essere la candidata diciamo al titolo. Ci sono tante altre squadre che stanno facendo bene, stanno come il Monopoli, come anche il Catanzaro, diciamo che nelle ultime cinque partite ha totalizzato 6 punti e per stare lì su
sono un po' pochi, anche perché c'è sempre l'Avellino che sta tornando su, quindi del Volpone Braglia. È una partita molto, molto complicata per tutte e due le squadre. Però diciamo che la Juve Stabia nelle ultime quattro partite con il nuovo mister ha ottenuto buoni risultati. Sì, quattro partite, sette punti, potevano essere molti di più se non, ecco, proprio l'ultima partita si fosse stato, se avrebbe sfruttato, diciamo, il turno interno. Ecco, tu parlavi anche di Braglia lo conosciamo bene, no? Perché lo conosci bene anche tu, hai detto apertamente più di una volta, Braglia per me è come se fosse un padre. Ecco, possiamo dire pure l'Avellino un po' fra quelle che però stanno deludendo finora. Però attenzione a questo Avellino, come dicevi tu, perché poi le squadre di Braglia a febbraio o marzo sono quelle che poi iniziano a correre in maniera veloce. Sicuramente l'Avellino non ha fatto una bella partenza, però conoscendo il mister e come lavora le sue squadre, inizialmente per trovare la quadratura ci impiegano sempre un pochino. Sì. Una volta che lui trova la collocazione, le situazioni giuste, la squadra inizierà sicuramente a dare i risultati. Già adesso diciamo che qualche punto sul Bari ha iniziato a recuperarlo, quindi potrebbe essere un'altra candidata a lottare per il primo posto, diciamo. Ecco, ti faccio fare una domanda da Natale, prego Natale. Sì, Stefano, buonasera innanzitutto. Volevo chiederti, ecco, proiettiamoci già a questo big match di domenica prossima tra Catanzaro e Juve Stabia. Da un lato, come dicevi pure tu prima, ci sarà un Catanzaro che non sta facendo bene in queste ultime partite. Delle ultime quattro ne ha perse praticamente tre e ne ha vinta solo una. Tra l'altro già il Catanzaro non aveva iniziato benissimo questo campionato, con una striscia iniziale di cinque pareggi consecutivi nel mese, appunto, qualche mese fa, a settembre. Di contro ci sarà però una Juve Stabia che con Sottili sembra stare pian piano ritrovando il bandolo della matassa da questo punto di vista. È una Juve Stabia che però ha denotato anche con il Monterosi Tuscia domenica scorsa di fare molta fatica con le squadre piccole che vengono al Menti a giocare spesso con 8-9 uomini dietro la linea della palla e ad andare invece molto meglio contro le big di questo campionato, come dimostra la vittoria col Bari e anche col Catanzaro. Tu credi che potrebbe essere così? Perché il Catanzaro dovrebbe fare la partita per cercare di tornare alla vittoria contro la Juve Stabia, e la Juve Stabia secondo te potrebbe usufruire di questi spazi che il Catanzaro, ecco, potrebbe concedere dietro? Sicuramente Catanzaro, conoscendo anche insomma il mister Calabro, sicuramente vorrà venire, cioè vorrà fare la partita, sicuramente dettare il ritmo, e diciamo che questo potrebbe esporre anche il Catanzaro a eventuali contropiedi, ripartenze. E diciamo che la Juve Stabia con Sottil l'ho vista molto, molto più quadrata. Anche i risultati e i numeri ne parlano chiaro, hanno subito pochi gol nelle partite che c'è stato il cambio del mister, e questo denota una coesione di squadra non indifferente, quindi diciamo che è una bella partita, sarà sicuramente una bellissima partita, e chi sbaglierà meno ne usufruirà sicuramente in più del risultato, arriverà sicuramente il risultato, chi rischierà meno. Ecco Giovanni, ci sono dei messaggi da casa per Stefano? Sì, sicuramente sì. Io innanzitutto saluto Stefano, è sempre un piacere rivederlo e riascoltarlo. Ciao Stefano. Allora ti leggo dei messaggi e poi in finale anche qualche domanda, così lascio lo spazio agli amici che ci stanno seguendo da casa, perché hanno, ecco, ti chiedono delle cose. Innanzitutto i saluti, c'è quello di Francesco Maresca che dice di Conso meglio di Biraghi, e lui fa, ecco, questa sorta di confronto legato a quel tempo. È meglio Cristiano al momento, è meglio Cristiano. Vabbè, allora io aggiungo una cosa, magari Cristiano ha avuto era più giovane, doveva ancora fare esperienza, ma sicuramente Cristiano è un ottimo giocatore professionista, si è migliorato e ne sono contento. Però la diagonale difensiva che facevi tu non la faceva nessuno. Sì, è
neanche Cristiano Biraghi. Lo metto per iscritto, nessuno più mi può smentire, perché ti ho visto fare delle cose in fase difensiva che terzini, ancora adesso che gioco in Serie A, non le sanno fare. Comunque, andiamo avanti. Continuiamo a leggere messaggi. Alfonso Longobardi dice: buonasera a tutti e tanti saluti al mitico Stefano Di Cuonzo. Quanto ci manca un giocatore così, Alfonso, ecco, avrebbe desiderio di un Di Cuonzo ancora in campo con la maglia giallo-blu. Poi c'è Stabi Amore, il nostro amico Gianfranco Piccillo, presidente dell'associazione Stabi Amore, che ci scrive in materia categorica: aveva ragione Braglia, ci scrive così. Poi c'è una piccola considerazione, una curiosità di Antieuro, che dice: ma Stefano Di Cuonzo con chi gioca adesso? Perché probabilmente ti vede, ecco, proprio in piena forma, lo vediamo, diciamo, uguale. Ho smesso di giocare da 2 anni e sto studiando per poter diventare, insomma, fare l'allenatore, diciamo. Ok, l'allenatore, okay, questa è una cosa che pure volevamo chiedere. Sono stato con il mister Braglia a Cosenza, sì, nello staff. Ecco, quell'esperienza che ti ha dato qualcosa, cioè, in merito? Sicuramente mi ha lasciato qualcosa, grazie a lui, grazie, insomma, a tutto lo staff, grazie a Roberto Chiuzzi, l'allenatore in seconda, mi hanno sicuramente dato molto. Stefano, un altro saluto e un'altra domanda da Francesco Trampolulo, che dice: un saluto affettuoso per uno dei nostri eroi. Una domanda per te, appunto, dice: come ti spieghi questo calo di qualità della Serie C rispetto agli anni precedenti? Dice: forse è dovuto al ripescaggio di molte squadre di Serie D? Ti ringrazio. Ogni anno parliamo di abbassamento del livello confronto agli anni prima. Io sicuramente lo noto molto confronto a 10 anni prima, quando io magari avevo 19-20 anni in Serie C, era sicuramente un altro campionato confronto adesso, ma diciamo che negli ultimi 4-5 anni il livello è sempre stato più o meno questo. Sì. Diciamo che forse magari, ecco, tornando a 20 anni prima, invece c'era una bella differenza. Anni 90 si giocava più a calcio, meno fisico, diciamo, era più il pallone che corriva. Invece adesso si tende non solo nel calcio di Serie C, ma anche Serie A, Serie B, più, ecco, la corsa, la preparazione atletica, si bada forse meno anche alla qualità. Diciamo anche che anni addietro c'erano molti giocatori che scendevano dalla Serie A anche. O di Serie B in Serie C, sì, in età non troppo anche avanzata. Sì. C'erano molte volte che succedeva che c'erano giocatori già 28, 27, 26 anni che avevano già giocato in Serie A, Serie B, e sicuramente il livello si alzava. Poi, sì, anni addietro c'erano troppe, cioè le regole dei giovani, tutte queste situazioni qui che hanno rovinato un po', certo. Giovane, se è bravo gioca. Però sicuramente il calcio italiano aveva bisogno, secondo i vertici alti, di queste regole qui, e speriamo che negli anni prossimi si vedranno i risultati, certo, anche nelle nazionali. Certo. Io volevo fare una considerazione con te a distanza di tempo. Sapere che quell'anno 2011-2012, quindi il primo anno di Serie B, dove davvero eravate una mina vagante, no? Stavate dando fastidio a tutti, però è arrivata anche quella penalizzazione dovuta a qualcosa precedente, che poi dopo si è scoperto non esserci. Ti fa rabbia questa cosa, perché aver tolto 4 punti a quella Juve Stabia, erano 6 se non sbaglio, poi ridotti a 4, però vi ha tarpato un po' le ali in quella circostanza. Quella squadra, secondo me, con quei 4 punti in più, proprio sulle ultime partite, vedi col Sassuolo, vedi lo stesso anche la partita col Torino e qualcun altro, magari se la poteva giocare. Invece, sapendo di avere queste 4 punti di penalizzazione, sono state giocate anche con un discorso diverso, dice: tanto comunque non ci arriveremo a fare i playoff. Però stare lì avrebbe magari dato questa possibilità di essere in playoff, e magari chissà anche Serie A. Sicuramente
a inizio anno magari ti poteva dare quella spinta in più, avere anche quei punti in meno, sì, a dir la verità. Però poi dopo, andando avanti col campionato, sicuramente avevamo fatto un ottimo campionato, avere quei 4-5 punti in più sicuramente nelle partite finali ci potevano dare un'altra connotazione a livello del campionato, di prestigio, sicuramente avrebbero fatto comodo. Poi con i tifosi che avevamo ci potevano dare una mano, sicuramente potevamo ottenere qualcosina anche in più, secondo me. Anche perché poi assistiamo a un'altra cosa, assistiamo a tante multe, soprattutto in questa Serie C nell'ultimo turno. Io poi ho guardato un po' le varie multe date alle varie società sulla Juve Stabia, vabbè, non mi esprimo, poi sarà la Juve Stabia che farà, diciamo, le dovute lamentele, però ho visto anche cori oltraggiosi nei confronti degli avversari, 500 euro di multa, simboli particolari scritti, altra multa. C'è l'impressione, sembra anche che questa Serie C si attacchi alle società per tirare soldi che oramai non ci sono neanche in Lega Pro. Però ecco, quella multa ha creato problemi economici alla Juve Stabia, quella penalizzazione ha creato problemi economici alla Juve Stabia. Non sarebbe giusto a questo punto essere risarciti, perché ecco, tu penalizzi una squadra, poi ti accorgi che non c'era nulla, distanziani, invece vabbè, facciamo finta di nulla. È troppo facile, cioè quando è un senso prendi, quando è un altro senso non dai. È troppo facile, secondo me. Ma queste sono purtroppo sono le leggi italiane, le leggi sportive che ci sono in Italia. Purtroppo sono queste, ce le dobbiamo tenere. Sì. O se no, si devono provare a cambiare. Cioè, in qualche modo, non è sicuramente, io condivido quello che mi stai dicendo tu. In chiusura, non so se poi Natale e Giovanni dopo vogliono fare, abbiamo altri 2-3 minuti. Ci sono ancora due messaggi, vai Giovanni, vai con i messaggi. Sì, questa volta li leggo dal canale YouTube di Stabia Live ed è Angelo Mari che ci scrive: un saluto a Stefano Di Conso, ricordo con grande piacere le sue scorribande sulla fascia di competenza, è come se fosse ieri il gol contro lo Spezia. E beh, quello non lo dimentica nessuno, ovviamente. grande gol. Quello è indimenticabile. Facevo un viaggio di ritorno dolcissimo dalla Spezia a Castellammare, come se dietro l'angolo proprio, 8 ore di viaggio così, con quel gol proprio in mezzo, proprio ancora negli occhi. Poi c'è anche Francesco Padovano che sempre sul canale YouTube di Stabia Live ti scrive: buonasera Stabiesi, un grande saluto e grande Di Conso, Stabiese dentro. E poi vabbè, torna un po' anche lui su questa polemica quando dice: quando finiscono di portare danni alla Juve Stabia, e poi dice: forza ragazzi, per Catanzaro siamo con voi. Quindi una sorta di incitamento anche per la prossima gara. Ovviamente saluti per te, Stefano. E li ringrazio di cuore. Stefano, una considerazione: differenza fra l'ambiente Juve Stabia e l'ambiente di Catanzaro, sono simili? Come le hai vissute queste due situazioni? Ma come ambienti a livello di calore del pubblico sono molto simili. Diciamo che la Juve Stabia negli ultimi anni è stata sicuramente più fortunata a livello storico. Il Catanzaro, diciamo che vive ancora di nefasti passati e non sta ottenendo quello che dovrebbe ottenere, perché comunque sono due piazze importanti, dai. Il sì. Catanzaro quest'anno è stato costruito, non si può negare, è stato fatto per fare un campionato di... Sono tre anni che ci provo, effettivamente. Anche sì. Effettivamente sono tre anni, però come sappiamo ci vuole tempo anche per costruire le squadre. Non puoi programmare in un anno, come minimo ti ci vogliono 4-5 sessioni di mercato. Sì. Piano piano le squadre si costruiscono, cioè, quando avviene per tipo avvenire un anno la fortuna che costruisci una squadra e riesci a salire di categoria, ci vanno 5-6 mercati, le squadre devono organizzarsi, devono organizzare l'organigramma della società, il settore giovanile, è tutta una questione di
se le cose vengono fatte bene, prima o poi i risultati arrivano. Abbiamo visto squadre come il Pordenone, come Cittadella, come se si costruisce bene i risultati. Sì, si possono ottenere, si possono ottenere. Certo, nel calcio non si improvvisa, c'è cioè un po' di organizzazione, un po', ecco, bisogna programmarla la cosa, come dici giustamente. Stefano, come finirà Catanzaro Juve Stabia? Se te la senti, se te la senti, no? No, io me la sento. Secondo me finirà con un pareggio. È così, nessuno si fa male. No, prevedo un pareggio, insomma. Va bene, se noi ti ringraziamo, che dire, non aggiungiamo altri, lasciamo le tue cose, anche perché purtroppo per noi il tassativo incombe, c'è la pubblicità che è pronta, però ecco, davvero ti ringraziamo per l'affetto che ci dimostra ogni volta, e poi vediamo anche da casa che, ecco, quei messaggi un po', me devo dire la verità, mi sono commosso quando hanno detto ci vorrebbe un giocatore, perché mi sono ritornati quegli anni in cui stavi con la maglietta della Juve Stabia, quindi hai lasciato un ottimo ricordo in tutti noi. Grazie a tutti quanti i tifosi che mi sono sempre molto gentili, e vengo sempre volentieri a Castellammare, che è come una seconda casa per me. Ho tanti amici, il mio migliore amico di Castellammare, ho sempre bellissimi ricordi. Sicuramente verrò in città presto. Faccelo sapere, perché così magari ci incontriamo. Vai. Sì. Ciao Stefano, grazie. Buona serata, in bocca al lupo per tutto. Grazie Stefano, in bocca al lupo per tutto. Buona serata. Ciao Stefano. E con Stefano chiudiamo la prima serie di collegamenti con i nostri ospiti da casa. Noi andiamo un attimo in pubblicità, però come sempre, lo diciamo sempre un po', non spegnete il televisore, non scollegate computer, cellulari, in qualsiasi modo ci state seguendo, aspettate un po', un paio di minuti e poi torniamo anche qui. Anche perché Mario, diciamolo, allora, se non vi muovete porta bene questo fatto, quindi non vi muovete da dove state, fissate lo schermo, che è una cosa che porta bene. Certo, a dopo. E ringraziamo i nostri partner commerciali per darci la possibilità di andare in onda. Siamo pronti per continuare questa nostra puntata. Giovanni, ci sono ancora qualche messaggio che abbiamo non letto durante l'intervista di Conso? Allora, giusto uno sguardo. Buonasera a tutti. No, sì. Diciamo che ci siamo fermati, si sono un attimo concentrati sul nostro ospite, e quindi si sono un attimo sono stati perfettamente live. Allora sì, totalmente. C'era uno che è arrivato, il messaggio che è arrivato forse in leggero ritardo, mentre eravamo più Stefano sul canale YouTube, Aldo Perna, che ce lo scrive, dice: Di Conso calciatore di ben altra qualità a differenza di questa Serie C. Che dire, scadente è un complimento, quindi ad avvalorare ancora di più quello che è veramente un'ascesa della qualità di Serie C, che di anno in anno purtroppo è così, purtroppo peggiora, sì. Sicuramente. E, vabbè, noi invitiamo sempre, già sanno chi ci segue, a mandare ovviamente tantissimi messaggi, avremo ancora altri ospiti, quindi aspettiamo i vostri messaggi, anche perché per darci spunti di riflessione, anche se non mancano. Prima abbiamo appena accennato a quello che è successo in settimana dal giudice sportivo, tu giustamente hai detto sarà la società a esprimersi, a fare in modo che questo non avvenga più, perché non deve avvenire più,
per una società di calcio è tremendamente offensivo, al di là della situazione economica che deve andare a ripianare una multa, ma anche a livello di immagine. E bene ha fatto ancora una volta, ma ovviamente le iniziative della Curva Sud ormai sono conosciute dappertutto, sono tutte iniziative propositive, anche il comunicato che ha voluto esprimere la solidarietà verso la società, una solidarietà che ovviamente appartiene anche alla nostra redazione in toto, ma a tutti quelli che sono facendo parte del tifo sano di questa squadra, ovviamente deve condannare gesti che sono arrivati dal settore dello stadio in maniera assoluta. No, poi assolutamente, a me la cosa che non è andata giù, ecco, dicevo, la Juve Stabia, ok, è successo qualcosa, però andare a leggere cori irriguardosi nei confronti dell'avversario, cioè si va allo stadio anche per fare un coro, per diciamo, ecco, contro l'avversario, per schernirlo, uno striscione divertente, cioè stiamo entrando diciamo in uno stadio, non nella chiesa, no, ecco. Non a teatro, no, neanche a teatro, in chiesa proprio, cioè cori irriguardosi qua forse, cioè, qua, però si può leggere anche da un altro punto di vista, capire un attimo anche chi sono le persone della federazione che vengono ad osservare queste cose, perché anche in questo caso ci vorrebbero persone di calcio, persone che hanno vissuto lo stadio, gli stadi, hanno vissuto le partite, hanno vissuto anche partite del genere, perché non vorrei mai che arrivasse qui un commissario che nella vita fa tutt'altro e quindi si scandalizza in quello che possa succedere sulle platee di uno stadio, che molte volte sono cose normali, perché arrivano gli sfottò sull'una e sull'altra, diciamo, sponda dello stadio. Poi è ovvio che bisogna capire un attimo, ecco, con quale metro si va a giudicare, perché molte volte capita un po' dappertutto, ma guarda caso, le multe sono distribuite in maniera non molto equa, diciamo, omogenee, anche per localizzazione geografica. Però detto questo, abbiamo il nostro secondo ospite di stasera, anche lui lo ringraziamo, lo vedete, non sta in una situazione proprio bella comoda, però è voluto essere anche lui presente, l'abbiamo avuto diverse volte al nostro fianco, proprio nel tent open space, quindi diciamo è un amico anche lui, questo davvero è un amico a tutti gli effetti, perché lo conosciamo bene, di Castellammare, una persona che fa tanto per Castellammare in un senso e in un altro, un po' con la penna, un po' con la voce. Stiamo parlando di Torino Scala, che noi che qualifichiamo come consigliere del comune di Castellammare Stabia, ma comunque sappiamo bene che è anche uno scrittore affermato e anche un po' un attore teatrale, quindi visto che si diletta anche questo, un po' una persona a tutto tondo. Giusto, vabbè, questo perché ho messo qualche chilo in più anche grazie e io perciò sono che tu volevi arrivare e ci sei arrivato, però poiché abbiamo tante sintonie, tra cui anche quella del cibo, quindi hai va fatto bene a buonasera, grazie per l'invito, mi trovate in questa location straordinaria, mi trovo a Sperone, Avellino. Una direzione regionale, mi sono collegato dalla mia bella Zafira che è comoda, la verità. Almeno, diciamo, la poltrona di casa, però nella mia Zafira con impianto GPL. Bello che si spende bene, poco, si spende poco, si spende poco pure per far andare avanti e indietro, no? Ma ce ne porti un paio di castagne, visto che là il tempo dovrebbe essere bene di castagne. Non è proprio castagne, Montella, ci sono uno Montella. Sperone più noci e nocciole, cioè, noci e nocciole, che non sono trascurabili, un buon torrone. Natale non butti neanche quelli, Natale non butti. Ma sul cibo, a dire la verità, siamo sempre insieme, ma non solo, siamo in sintonia, in particolar modo su questi colori che ci fanno gioire e soffrire nello stesso tempo. Hai detto bene, purtroppo c'è anche il soffrire, che non vorremmo farne a meno, però purtroppo, come si dice, nella vita non si può avere tutto. Torino, ecco, però parliamo di questo campionato della Juve Stabia, no? Un campionato iniziato con le premesse di una spending review da parte della società, dobbiamo cercare un po' di ripianare i conti, le cose non vanno bene, poi si sono fatti prendere la mano, perché ripeto, lo dico dall'inizio della stagione, non vai a prendere Eusebi se vuoi fare spending review, Altobelli, Schiavi, Tini Tonucci, vai a prendere Cinaglia, cioè
Panico, anche lo stesso Novellino, anche lo stesso Novellino, anche lo stesso Novellino, sì, anche lo stesso, al di là delle polemiche, al di là sì. Di ogni cosa, io devo essere sincero, credo che bisognava ancora credere in più in Novellino, al di là dei risultati, perché il tema è questo: se una società chiede giustamente ad un allenatore come Novellino di mettere in campo gli under per tutta una serie di motivi che non sto qui a spiegare, e poi non te la devi prendere con Novellino se non arrivano i risultati che vuoi, il tema poi è questo. Però questa è un'altra storia, tifiamo Juve-Stabia, proviamo a costruire, che la squadra comunque sta crescendo sì. Di domenica in domenica, e ci auguriamo che tutto quel che resta, perché il campionato è ancora lungo, si possano creare le premesse per arrivare ai play-off, perché è questo, diciamo, l'obiettivo che tutti quanti noi ci prefiggiamo, perché oramai i campionati sono diventati abbastanza tosti, se così possiamo dirlo. Poi noi siamo abituati come Juve Stabia a fare delle grandi partite con le grandi, pensiamo a ciò che è accaduto con il Bari, e poi a tentennare un po' con le altre, ma questa è un po' nella nostra storia, diciamola. Noi con i big proviamo a stare sempre alla pari, poi un po' ci rilassiamo con tutte le altre squadre. Se non è difficile, non ci piace la cosa. Questo è il buono della favola. Se è troppo facile, è un po' della nostra cultura di stabiesi, della nostra anche storia, se così possiamo dire. Siamo abituati a fare grandi cose nei momenti importanti e poi a rilassarci forse un po' troppo, però comunque ora, al di là di queste piccole metafore che vanno dal quotidiano fino ad arrivare allo sport, vedo che la squadra comunque sta crescendo, sta avendo una evoluzione. Mi auguro sì. Che da qui alla fine del campionato, perché siamo ad un passo ora dai playoff, si possano creare le condizioni per giocarcela anche quest'anno questa partita, in attesa anche di questa riforma che dovrebbe arrivare dei campionati che si parla 2025, diciamo, purtroppo 2025, quindi altri 4 anni, tra qualche anno l'anno prossimo siamo 2022, quindi la subito. Cosa è giocarcela di anno in anno e sperare di arrivare a questa riforma con le carte in regola. Mi auguro di che si possa ritornare prima in una serie più importante, adatta sì. alla città, però il 2025 per la fine non è molto lontano. Ecco, tu fra i tifosi, perché anche in quelle circostanze sì. siamo una società che ha tutte le carte in regola per poter tentare questo salto di qualità. Ecco, tu fra i tifosi sei già abbastanza conosciuto, anche perché, ripeto, il tuo ruolo non è solo quello del tifoso generico, ma anche, diciamo, ecco, consigliere e altre cose. Però ecco, tanti adesso ti vedono in te nella battaglia del 45, dello scudetto del 45. Iniziato ecco dal buon Torino Ercolano, no? Che ha acceso un po' la fiamma di Torino in Torino, è arrivata a te questa fiamma. Adesso stiamo provando a portarla avanti, tra le altre cose sì. Questo l'abbiamo già detto più volte, io e Gianfranco sì. Piccirilla abbiamo scritto Stabiamore, sì. questo libro sì. che prova a ripercorrere un po' quel campionato che è a tutti gli effetti un campionato italiano, perché non c'era la possibilità di poter disputare per ovvie ragioni il torneo nazionale. Il Napoli, la Juve Stabia e la Salernitana, tra le altre cose, dovevano partecipare secondo il regolamento poi alla fase conclusiva del campionato, che doveva vedere le squadre del sud
giocare con le squadre del nord. Questo non è accaduto per ovvie ragioni, eravamo in guerra, c'era un paese diviso, e paradossalmente poi lo stesso Torino, proprio alla presentazione che facemmo, Mario, sì, non so se ti ricordi, mi ha fatto ragionare su una cosa, perché lui poi ha veramente ragione. Il sud, dopo il settembre del 1943, era settembre, dopo, diciamo, le quattro giornate di Napoli, si era liberato, sì, cioè, sì, quindi di fatto l'Italia eravamo noi. Sì. Cioè, quello scudetto che hanno riconosciuto alla Spezia è lo scudetto di una squadra, di uno stato straniero, perché in quel momento quello non era l'Italia. Sì, uno stato occupato, ecco, possiamo dire, più che altro uno stato, una metà stato occupato. L'Italia del Sud, cioè, è paradossale, cioè, noi passiamo dal calcio alla storia, ma il buon Torino, che non dorme la notte su questa cosa, mi ha fatto riflettere su questa vicenda. Noi nelle prossime ore, perché io mi ero impegnato davanti ai tifosi sui colori giallo-blè, di mettere da parte le ideologie, e insieme al consigliere, che tra altre cose venne alla presentazione, il consigliere Ernesto Sica, di presentare una, sì, mozione in consiglio comunale che facesse proprio il libro, facendolo diventare un dossier, e chiedendo alla FIGC il riconoscimento dello scudetto. Noi diciamo scudetto perché è quello che ogni stabiese vorrebbe per la città, perché sarebbe una sorta di riconoscimento, ma noi in realtà chiediamo ciò che ha ricevuto la squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia, ovvero uno scudetto d'onore. Che, sì, sul campo questo è quello che è accaduto, cioè loro hanno riconosciuto, tu parlavi prima delle decisioni arbitrali, delle questioni che sì, riguardano anche i commissari, che hanno due pesi e due misure, e se l'hanno riconosciuta la Spezia, perché dovrebbero utilizzare un altro metro con non la mia Juve Stabia, il mio Stabia, perché all'epoca ci chiamavamo così, ma tra il nord e il sud, cioè perché utilizzare un metro per il nord e un altro per il sud, punto interrogativo. Quindi noi ci proveremo, cioè condurremo questa battaglia, tanto sapete bene che a me anche le sfide impossibili non mi fanno mai paura, anzi sono quelle che più mi e quindi proveremo a condurre questa battaglia nel corso delle prossime ore e quasi sicuramente nel prossimo consiglio comunale, almeno ci proveremo. Ecco, Natale Giusto e Giovanni, una domanda a ciascuno, perché poi il tempo stringe. Sì, Tonino, buonasera innanzitutto, grosso saluto. Senti, ti volevo chiedere, giovedì prossimo sarà una giornata molto importante, perché sarà il 25 novembre e praticamente ricorre l'anniversario della morte del più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Maradona, ovviamente manco a dirlo, e c'è una rappresentazione teatrale molto importante che hai ideato proprio tu, e di cui tra l'altro sei anche tra i protagonisti nella rappresentazione che ci sarà al Teatro Supercinema giovedì prossimo alle ore 21. Ti chiedo, ecco, come nasce questa idea di questa rappresentazione teatrale creata, realizzata da te in prima persona, e praticamente cosa ha rappresentato per te, ecco, portare questo ricordo di Diego Maradona in questa commedia che ci sarà al Supercinema? E tra l'altro ti chiedo anche se ci sarà magari qualche replica, perché giovedì prossimo noi a quest'ora purtroppo, ecco, no, togliamo il purtroppo, saremo impegnati in Juve Stabia Live. Mi sarebbe piaciuto molto partecipare a questa serata, però purtroppo per nostri impegni ci auguriamo che possa venire tanta gente al punto da indurci a fare una replica delle repliche, perché è uno spettacolo, voi direte acquaiolo, l'acqua è fresca, è uno spettacolo molto bello, perché l'abbia scritto io, la regia è di Giulia Conte e dell'associazione Allegria, questi matti che insieme a me credono nel teatro fatto in un certo modo, e noi proveremo a mettere in campo 10 storie.
10 storie di uomini e di donne che devono ringraziare Diego perché Diego ha stravolto le loro vite. È questo, diciamo, il leitmotiv dello spettacolo. Cioè, quindi è uno spettacolo non sulla vita di Maradona, ma su come Maradona ha condizionato le nostre vite, le nostre esistenze. Come nasce? Nasce perché dopo quel 25 novembre, a dire il vero, ognuno di noi ha provato a ripercorrere quegli anni. Io sono bigamo, lo sapete, ho nel cuore i colori giallo-azzurro e i colori bianco-azzurro del Napoli da sempre. Io ricordo che quando giocava Maradona la curva sud, perché io da ragazzo ero un ultras, ero uno Swarm supporter, in curva con la radiolina guardavamo Marcello prima con gli occhi, ma con l'orecchio ascoltavamo il Napoli, e quante volte le squadre si fermavano perché non capivano il boato, noi urlavamo, sì, il boato, sì. Era segnato Maradona, era segnato il Napoli. Maradona ha sconvolto le nostre esistenze. Maradona è stato più che un calciatore, cioè definirlo solo ed esclusivamente un calciatore forse è riduttivo, perché Maradona ha provato a costruire insieme a noi una speranza che non era lo scudetto, gli scudetti o la vittoria della Coppa UEFA con lo Stoccarda, ma era una sorta di riscatto sociale, perché qui il calcio e tante altre cose. Cioè, quando noi diciamo forza Juve Stabia, noi diciamo forza Castellammare, cioè, sì. È un qualche cosa che va ben oltre. Noi rincorriamo quella palla pur non essendo noi calciatori, ma attraverso quella palla c'è una sorta di riscatto di questa terra che noi amiamo troppo, è una sorta di pertinenza del nostro io. E Maradona è riuscito a fare questo, è riuscito a costruire in ognuno di noi quella sorta di napoletanità, quel Napoli che poteva farcela. E in questo spettacolo, appunto, ci sono 10 storie, non vi dirò quali, che alcune sono storie vere, altre sono storie inventate, altre sono delle storie che sono inventate ma potrebbero essere vere, che appunto hanno avuto uno stravolgimento delle proprie esistenze grazie a questo piccolo grande uomo che veniva da un quartiere, Villa Fiorito, che era più sgarrupato dei nostri quartieri. Il titolo dello spettacolo è El Diego, il barrio del cuore. Perché il barrio del cuore? Perché il barrio altro non è che il distretto, il quartiere, e in tutti quelli che hanno visto giocare, ma anche non visto giocare, perché mio figlio Maradona non l'ha visto, ma quando il 25 sera io tornai a casa mi abbracciò e piangeva, perché Maradona continua a far sognare, perché realmente ha rappresentato tanto. Quindi il barrio e il distretto è un quartiere che ognuno di noi che ama questa terra, è tifoso e ama Maradona, ha all'interno del proprio cuore, del proprio animo, del proprio io. Il 25 novembre ci sono ancora biglietti a disposizione, biglietto è Nazional Popolare, 10 euro, perché acquistate il biglietto, ci divertiamo. Allora io dico acquistate il biglietto, così poi Natale l'opportunità di vedere la replica, magari. Però non mettere di giovedì, né di lunedì e né di giovedì. Registrate qualcosa, è una sorta di musical, perché non sono solo quelle storie, ma ci sono anche canzoni, ci sono balli, ci sono tangheri che metteranno in campo la propria arte, perché quando si parla di Argentina non può che esserci anche il tango. È uno spettacolo da vedere, il solito spettacolo
Torino, non aggiungiamo altro, altrimenti abbiamo già detto tutto. Quindi non la mettere però di lunedì, eventualmente dovete fare una replica, non la mettete di lunedì o di giovedì. Ecco, quindi perché sono della settimana sono buoni. Giovedì per il 25, perché eravamo obbligati. Il 25, vabbè, l'anniversario, l'anniversario. Sì. Voglio ringraziare Giulia, voglio ringraziarla perché a seconda le mie follie, quando le ho sottoposto questo testo, ha detto subito sì. Io penso, ti dico la verità, che l'abbia fatto più per l'affetto che ha nei miei confronti. Che ma non è proprio testo, convinto, però, non è proprio convinto. Ho raggiunto l'obiettivo, il fine giustifica i mezzi. Non è proprio convinto. Giovanni, una domanda tua per Torino, perché abbiamo proprio davvero pochissimi minuti ancora prima dell'altro blocco pubblicitario. Allora, innanzitutto un saluto a Tonino, diciamo Tonino on the road questa sera che c'è lì in quel distrone, e dal web, su una piccola cosa, dal web, perché parlavamo di prodotti tipici di Sperone, lui ci ricorda, e lo dico prima in bolzanese stretto per chi non ci capisce, castagne del prete, appunto, poi è castagne europee per, ecco, rientrare nel nostro dialetto comune. Quello che volevo leggere, quello che volevo, ecco, una considerazione con Tonino, io mi sono rifatto a quello che poi è stato, ecco, l'importanza della curva per la Juve Stabia, un suo vecchio romanzo una decina di anni fa, Un calcio d'amore, e mi è venuto così in mente il personaggio Carlo, questo tifoso del Swarm, della Juve Stabia, è una storia a sé poi con Patti, eccetera, eccetera. Però volevo collegare questa cosa proprio all'importanza adesso che riveste la curva, il tifoso, i tifosi in questo momento per la Juve Stabia, molto vicino alla società, è un valore aggiunto importante che non in tutte le società possono vantare. È aggiunto, e io poi tra le altre cose ho la fortuna di abitare nei pressi dello stadio, abito di fronte allo stadio e spesso l'incontro, perché non trovando posto nel mio vicoletto metto la macchina vicino allo stadio, lo faccio apposta perché è bello incontrarlo, incontrarmi e parlare. Cioè, trovare questi ragazzi che fanno tante cose nella vita, lavorano, sono mariti, sono persone che figli, ma che hanno una vita impegnata, e trovarli lì, provare a soffrire per quella squadra che, appunto, come dicevo, non è solo una squadra di calcio, ma è tante altre cose, pensare a preparare coreografie, provare a mettere in campo una mentalità, perché ogni volta che parlo con loro, loro dicono questo, cioè loro stanno provando con non poche difficoltà anche a provare un'altra, a portare in campo un'altra idea di tifo, non quella che abbiamo conosciuto nel corso, non parlo di Castellammare, ma parlo a livello interno, perché ogni qualvolta si parla di ultras si pensa alla violenza, si pensa a loro, provano invece a mettere in campo una mentalità che è innanzitutto è quella del rispetto della cosa pubblica, rispetto delle persone, quella della fratellanza, cioè il fatto che stanno provando anche a costruire gemellaggi che vanno oltre Alpe, oltre confini. Nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, sono arrivati i tifosi del Paris Saint-Germain qui, poi c'è questo gemellaggio profondo anche con i tifosi del Napoli, e tra le altre cose dovete sapere, non so se lo sapete, io ho molti amici salernitani, che quest'odio tra il Napoli e la Salernitana nasce per colpa nostra. Sì, sì, cioè, sì. Si fa lo spareggio, i tifosi del Napoli ti farono per la Juve Stabia, era giusto, che era giusto così, ma non solo per un fatto di appartenenza alla provincia, ma per tante cose, per rapporti, comune, certo, abbiamo nei napoletani. Quindi il tifo è un valore aggiunto importante, ed io che sono un pantofolaio e vivo a pochi metri dallo stadio, guardo la partita in TV tranne in alcune circostanze, li sento come quei fratelli di sangue che urlano anche per me, non solo per la squadra, ma per la città che mi ha cresciuto e pasciuto. Torino, grazie per questo tuo contributo, ti diamo la possibilità di tornare a casa, ecco, con questa tua zafira a gas. Devo prendere mio figlio in questa casoria, quindi ancora lungo. Quindi vabbè, tornerai verso mezzanotte, l'una forse. Va bene, ora
vado a Casori, aspetto la chiamata e poi un'ultima considerazione, Torino, io so che tu la scaramanzia è sempre una scienza esatta per te, però Tony Pannullo di pancia si è espresso prima di con la partita col Bari e ci ha beccato il risultato. Di pancia tu non vuoi fare nulla, vuoi solo mangiare. No, io voglio mangiare, voglio dire che sarà una bella partita, perché io, come vi ho detto, la scaramanzia poi, capito, in un campo difficile, sempre del sud, è complicato. Sarà una bella partita e la squadra scenderà in campo dal primo all'ultimo minuto, sapendo che c'è un'intera città che li guarderà. Grazie, grazie Torino, buon ritorno a casa. Ciao Torino, un abbraccio. Ciao Torino. E con Torino finiamo il secondo collegamento, cioè chiudiamo questo secondo collegamento, lo ringraziamo, ecco perché l'avete visto anche in una condizione precaria. Come sempre noi diamo però spazio ai nostri partner commerciali e come sempre vi diciamo restate qui, restate, aspettateci, restate collegati come dice la nostra locandina, perché poi torneremo e torneremo, non è una minaccia, è una promessa. E ritorniamo in diretta per l'ultima parte della nostra trasmissione, che come sempre sapete è dedicata proprio alla presentazione in maniera a tutti gli effetti del prossimo turno. Abbiamo parlato abbondantemente, lo sapete, che giocheremo col Catanzaro, però ecco, leggiamo un po' le schede che sono state preparate sempre da Giovanni Donnarumma, confezionate dal sottoscritto e che in questo momento adesso leggiamo. Iniziamo prima con l'avversario, poi diciamo magari ecco i confronti fra i due mister, sì. E poi alla fine anche chi sarà il direttore di gara, che comunque speriamo non sia un protagonista attivo ma sia solo uno di quelli che parteciperà alla gara. Sì, Mario, grazie per la linea. Allora sì, il Catanzaro, abbiamo detto prossimo avversario, l'Unione Sportiva Catanzaro 1999, fondata nel 1927, anche appunto sebbene la sua nascita fatta risalire al 29, disputa da quell'anno i primi campionati. Nel corso della sua storia la società è stata rifondata per ben due volte, nel 2006 e ancora nel 2011, in entrambi i casi per questioni finanziarie. I colori ufficiali del Catanzaro sono appunto fin dalla sua fondazione il giallo e il rosso, il suo simbolo appunto l'aquila reale, simbolo appunto anche della città di Catanzaro, e la squadra disputa appunto le proprie gare interne allo stadio Nicola Ceravolo, costruito nel 1919, impianto sportivo più antico della Calabria. Nella sua storia conta 7 stagioni in Serie A, di cui 5 consecutive, è stata la prima formazione della Calabria a raggiungere la massima serie del campionato italiano di calcio. I suoi migliori piazzamenti sono il 7° e l'8° posto, ottenuti rispettivamente nelle stagioni 81-82 e 80-81. In Coppa Italia vanta inoltre una finale raggiunta nella stagione del 65-66 e 2 semifinali nelle stagioni 78-79 e 81-82. Il 30 maggio del 2018 la società, che già utilizzava il logo storico dal 2011, ha annunciato appunto il ritorno della vecchia denominazione Unione Sportiva Catanzaro, con l'aggiunta finale del 1929. Ai giorni nostri i numeri del campionato del Catanzaro
sono la vita al quinto posto con 23 punti dopo 14 gare, che è stato frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, con 19 gol fatti e 9 subiti. Nel dettaglio, in casa ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta con 14 gol fatti e 6 subiti. In esterna, 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte con 5 gol fatti e 3 subiti. Ci sono anche degli incroci, vale a dire quello di Mister Calabro, che ha incontrato la Juve Stabia 4 volte in 4 confronti e vanta 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta, mentre Mister Stefano Sottili ha incontrato il Catanzaro in un solo confronto ed era il 1 maggio del 2019 in un Catanzaro viterbese 2-0, mentre sarà il primo confronto invece quello che vedrà di fronte i due tecnici in maniera diretta. Questi gli incroci che si troveranno appunto, sì, a essere visti nella prossima gara. Passando all'arbitro della gara di domenica, l'arbitro designato è il signor Valerio Maranesi della sezione di Ciampino, un quinto anno in Serie C, già ha diretto 65 gare in questa categoria, con 26 vittorie interne, 19 pareggi e 20 affermazioni esterne, decretando 16 rigori e 16 espulsioni. Quest'anno ha già diretto 3 gare, equamente distribuite, una vittoria interna, un pareggio e una vittoria esterna. Per quanto riguarda i precedenti, ne conta 2 col Catanzaro, nello specifico il 23 dicembre del 2018 in Catanzaro Siracusa 3-1, 12 gennaio del 2020 Catanzaro Bisceglie 2-1, quindi questa sarà una terza gara che ancora una volta vedrà protagonista Maranesi in Catanzaro, che giocherà in casa. L'unico precedente invece con le Vespe lontano da casa era il 18 ottobre del 2020, in quel di Avellino, gara che si conclude sullo 0-0. Infine ricordiamo anche gli assistenti del signor Maranesi: saranno il signor Michael Ferrari della sezione di Rovereto, il primo assistente, il secondo assistente Luca Di Costa della sezione di Novara, quarto uomo Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. È tutto, a te Mario. Sì, queste erano le nostre schede, siamo in attesa di collegarci con il nostro terzo e ultimo ospite, il nostro collega Vittorio Giummo di Catanzaro Live Streaming. Ecco, leggiamo magari se c'è qualche messaggio. Giovanni, sì Mario, sono YouTube. Arrivati altri messaggi, allora sì. Iniziamo a vedere anche qualcosa che è arrivato anche su YouTube, ancora Angelo Mari che dice: ultimamente incontriamo squadre che vengono da periodi non felici, Viresi, Picerno, Turis, Monopoli e l'ultimo Catanzaro. Sì, buon Angelo ha ragione, anche il Catanzaro, come altre gare, ci tocca confrontarci con una squadra che arriva in un momento negativo, e quindi bene anche questo ricordarlo. Per quanto riguarda invece la bacheca della Juve Stabia Live, c'è Raffaele Esposito che ci scrive e ci dice: buonasera ragazzi, un saluto a Mario Pollono. Poi grazie, Antonio Iezzi: buonasera giornalisti, oggi agli allenamenti l'unico recuperato è Tonucci, ci dà questa notizia il caro Antonio. Fabio Iaccarino che dice: in Italia le riforme hanno una lentezza biblica, questo è un po' collegato a quello che si diceva insieme a Tonino per quanto riguarda appunto le riforme del campionato, che sono slittate quando sembra 2025, quindi c'è ancora un po' di tempo da aspettare. Francesco Polito, che saluto, dice: domenica tutti a Catanzaro a sostenere, in maniera più assoluta, caro Francesco. Poi Ciro Di Nocera che dà un suo pronostico, un 2-2, probabilmente andando un po' in sintonia a quello che può essere il pari che aveva un attimo decretato anche il buon Stefano Di Cuonzo. Poi c'è il saluto di Tonino a Tonino da parte di Gaetano Attenese, è arrivato un leggero ritardo rispetto alla diretta che avevamo prima con Tonino da Sperone, dice: ciao Tonino, Mister Mascot ti saluta. Poi a Massimiliano Annalisa Giordano, tifosissima della Juve Stabia, che ci saluta e dice: buona serata a tutti voi, con un bel doppio cuore giallo-blu, una buona serata a te carissimo Massimiliano. Mario, questi messaggi. Sì, allora abbiamo qualche problemino con il nostro ospite, l'ultimo, però ecco, abbiamo ancora delle schede da poter leggere, quindi nel frattempo diamo tutto il tempo per appunto collegarsi. Leggiamo proprio l'ultimo turno, come si è concluso, poi la classifica per avere un po' un'idea, il prossimo turno che, ripeto, vede la Juve Stabia impegnata col Catanzaro. Per quanto riguarda i risultati dell'ultimo turno, questi sono stati diciamo, ecco, la 14ª giornata: Turis Catanzaro 1-0, quindi diciamo il Catanzaro che perde a Torre del Greco. Poi c'è il Messina Avellino 0-1, poi Bari Vibonese 2-0, Juve Stabia Monterosi Duscia 1-1, Monopoli Taranto 2-0, Paganese Fidelis
Alessandria 0-1, Picerno Virtus Francavilla 0-1, questa è costata cara alla panchina del Picerno. Poi c'è Catania Foggia 1-2, poi Latina Campobasso 4-1, altro tonfo inaspettato perché la qualità delle due squadre era simile, quindi questo 4-1 davvero è stato molto pesante per il Campobasso. Poi Palermo Potenza 2-0, e come dicevamo il Palermo pian piano sta iniziando un po' a risalire la china e sistemare la classifica per come era stata costruita, perché in effetti sappiamo che deve fare un altro campionato. Per quanto riguarda la classifica, in virtù di questi risultati il Bari è in testa con 30 punti, segue il Palermo proprio insieme al Monopoli, sorprendente anche questo Monopoli, a 26 punti, la Turris a 25, il Catanzaro con l'Avellino e il Virtus Francavilla a 23, Foggia 20 insieme al Taranto, il Catania a 19, e come vedete la Juve Stabia è sulla parte destra a 18, poi c'è la Paganese a 17, Picerno e Campobasso a 16, Latina, Monterosi Tuscia a 14, Potenza 13, Messina 12 insieme alla Fidelissandria, chiude mestamente la Vibonese. Per quanto riguarda il prossimo turno abbiamo detto Juve Stabia che gioca a Catanzaro, però ci sono tante altre belle partite da poter vedere. Questa è diciamo la quindicesima giornata, che inizia di sabato e poi viene completata di domenica. Ormai ci siamo abituati a questi campionati spezzettati anche in Serie C, anche su 3 giornate, addirittura 4 giornate, si è arrivati anche a giocare di martedì addirittura, comunque sì. Sempre per esigenze revisive. Si inizia di sabato con Latina Messina, poi Palermo Paganese, Vibonese Monterosi Tuscia, Avellino Picerno, poi di domenica invece Catanzaro Juve Stabia, Taranto Catania, Virtus Francavilla Turris, Campobasso Foggia, Fidelissandria Bari, e poi chiude Potenza Monopoli, chiude questo nostro elenco Potenza Monopoli. Queste diciamo sono un po' tutte le ultime schede, quindi siamo pronti per poterci mettere in contatto con il nostro amico dalla lontana Catanzaro. Lo sentiamo però non lo vediamo, quindi preghiamo magari di attivare la telecamera, se è con il cellulare il tasto centrale in basso, il simbolo della telecamera. Io mi senti Mario? Sì, ti sento. Io ho la telecamera attivata. Ah, ok. Prova a disattivarla e riattivarla di nuovo. Sì. Facciamo questa prova, ovviamente questo è tutto in diretta, sì. Il bello della diretta è anche questo, quindi c'è questa difficoltà, ecco, magari di sistemare la situazione. Ci sei Vittorio? Mi risulta tutto attivato da me. Sì, ma sei sul cellulare o computer? Sono sul telefonino. Ah, sul telefonino, è strano questa cosa. Allora facciamo una cosa, riesci e rientra. Facciamo così, faccio quest'altra prova e vediamo un po' se riusciamo a risistemare il tutto. Ecco, vabbè, mi scuso un po' con chi da casa ci sta vedendo, però diciamo che questo è il bello, ripeto ancora una volta, della diretta, il bello e il brutto. Non sono cose provate, poi sono collegamenti a distanza, quindi è facile che le nuove tecnologie ci abbandonino nel più bello, e ci rendiamo conto della necessità, dell'importanza di avere queste nuove tecnologie solo quando appunto vengono. Mi vedete? Per adesso ti sentiamo sempre, ma non ti vediamo. Io qui ho tutto attivato, telecamera, tutto quanto. Io vi vedo. Sì. Io vi vedo. Riusciamo. Vediamo se riusciamo. Adesso mi vedete? Per ora ancora no. No. Ancora no? No, no. Quelli ci sono i 3 tastini in basso, uno è il microfono, sì, centrale. No, è tutto attivato, sia il microfono e sia la telecamera, i tastini in bianco sono attivati. Sì, ok. Vabbè Vittorio, facciamo la telefonica a questo punto, cioè nel senso solo in audio. Ci dispiace che non vedere la tua faccia, io ho preparato anche i gettoni per stare con te tanto tempo. Ci ricordiamo l'anno scorso, ci ricordavamo un po' di quegli strumenti che utilizzavamo da giornalisti per stare diciamo al passo e essere collegati con la redazione. Questo è parecchi magari che dobbiamo fare con questi gettoni. Vittorio, ecco, però parliamo con te di un Catanzaro che non se la passa bene, ecco, nelle ultime 5 partite
ha avuto tre scivoloni. Ecco, a Torre del Greco ci può stare, io dico, visto lo stato di forma della Turis, la via stabile c'è passata. A Bari è stato un peccato aver perso, perché un errore di Fazio in quella circostanza ha condizionato la partita, errore fra l'altro simile a quello che fece qui a Castellammare con la Juve Stabia in Benevento Juve Stabia, e diciamo forse la cosa che un po' non è andata giù, almeno nella mia analisi, è questa sconfitta interna col Monopoli. Mario, dimmi. Mi vedete? No, ti vediamo. No, però tu ci senti, facciamola. Io vi sento e vi vedo, Facciamola video. Solo audio. Facciamo audio, dai, sì. Come ai vecchi tempi, mi dispiace, ma non so cosa farci. No, non ti preoccupare. No, dicevo, parlavo con te, no, del discorso di un Catanzaro che nelle ultime 5 non se la passa bene, 3 sconfitte, quella di Torre del Greco ci può stare perché diciamo la Turris è in un buon momento di forma, lo sa bene anche la Juve Stabia. Quella con il Bari è un peccato perché un errore di Fazio ha condizionato la partita, una sconfitta che è un errore fra l'altro simile a quello che fece qui, diciamo, con la Juve Stabia in Benevento Juve Stabia. Però ecco, quello che non va giù magari è questa sconfitta col Monopoli e anche i 5 pareggi a inizio stagione. Un tuo pensiero sull'andamento di questo Catanzaro con il presidente che un po' ha cercato di serrare le fila? Sì, Mario, saluto intanto a Giovanni che mando un saluto, una buona serata. Purtroppo mi dispiace che non riuscite, peccato a vedere. Avevo organizzato anche un corpo di ballo con delle splendide ballerine. Ah, peccato. Non rigirare il coltello nella piaga a questo punto, perché Vittorio registra tutto e manda il video. Ok, Giovanni. No, così torniamo un po' a essere seri. La tua domanda, Mario, rispondo: sì, il Catanzaro sta attraversando un periodo insomma particolare a livello di risultati, anche se le sconfitte sono figlie, diciamo, non della stessa madre. In che senso? Perché contro il Monopoli è stata una partita stregata, il Catanzaro l'ha dominata, ha colpito 3 pali, il Monopoli ha fatto il primo gol, ha segnato il primo gol con un netto fallo di mano non visto dall'arbitro. Sì. Col Bari il Catanzaro l'ha giocata a viso aperto, ha sciupato anche delle occasioni, soprattutto nel finale, è stato penalizzato, come hai detto tu, da quell'errore clamoroso di Fazio proprio nel minuto di recupero del primo tempo. A Torre del Greco l'approccio non è stato dei migliori, il Catanzaro ha sofferto tanto nei primi 10 minuti, dove avrebbe potuto subire anche 2 gol, perché la Turris è partita come anche il tecnico Calabro si aspettava, con tanta foga. Però anche nella gara contro la Turris pesa un errore clamoroso dell'arbitro, che dopo 2 minuti del vantaggio della Turris non ha concesso un rigore netto al Catanzaro. Alla fine diciamo che se andiamo a vedere è stata la gara con la Turris in cui il Catanzaro non si è espresso bene, si è fatto sorprendere nella parte iniziale, perché poi diciamo la Turris ha tenuto, diciamo, questo ritmo per un quarto d'ora circa, poi ovviamente è scemato, il Catanzaro ha avuto anche le occasioni, ma evidentemente non era serata né per il Catanzaro né per l'arbitro. Ecco, si era parlato, dicevo, di un mister Calabro un po' sulla graticola, è arrivato proprio il presidente a dire va bene, andiamo avanti, ha cercato un po' di portare un po' di serenità. Noi l'abbiamo già cambiato il nostro mister, è andato via Novellino, sì. Una giornata solo in bimbo, poi è arrivato Sottili. Ecco, tu pensi che sia la scelta giusta, nel senso che non è colpa di Calabro, ma di qualche altra cosa, o non ti sta piacendo anche la gestione della rosa da parte di mister Calabro? Il discorso un po' sulla nascita di questo Catanzaro è un discorso lungo, se mi dai 2-3 ore di tempo, Mario. Vabbè, non ne abbiamo. No, non ne abbiamo. Si sintetizzo in qualche minuto. Questa squadra era nata con per fare il 3-5-2 quest'estate, sì, con Cinelli, diciamo nel ruolo di playmaker, e Berne e Welbeck nel ruolo di mediani, poi una sottopunta, Van de Putte, è un centravanti.
Van de Putte, che avrebbe dovuto sostituire nel ruolo di questa mezz'ala di squilibrio di Massimo, che è andato, è tornato per fine prestito alla Triestina. Sì. Sta di fatto che Cinelli si è infortunato inizio stagione, quindi è stato fuori per un po'. Nel frattempo Calabro ha cambiato modulo, ha inserito qualche giocatore offensivo in più, tipo Bombaggi, quindi ha lasciato solo a Werner Guebbeck la linea centrale del centrocampo. Poi c'è stata anche la vicenda di Van de Putte, che è stato spostato sull'esterno di fascia sinistra, quando all'inizio avrebbe dovuto occupare il ruolo, come ho detto prima, di mezzale, insomma di squilibrio. È stato un Catanzaro che è stato rivisto in corsa. Per rispondere alla tua domanda, cambiare allenatore in questo momento secondo me no, perché comunque la squadra, il gruppo squadra è con l'allenatore, è con Calabro. Cambiare adesso non avrebbe senso, perché mancano cinque partite alla fine, diciamo, fino alla pausa natalizia. Si aprirà il mercato e sicuramente il Catanzaro dovrà fare quegli interventi. Uno è già potrebbe concretizzarsi, come il ritorno di Massimo a Catanzaro con un altro prestito. Forse qualche giocatore che è arrivato non ha reso, parlo di Berzotti ad esempio, probabilmente non si è ambientato. Alla fine, ecco, cambiare un allenatore in questo momento, in una fase anche particolare, non è la scelta giusta, tranne che se Catanzaro dovesse ulteriormente rallentare in queste cinque partite il suo percorso in campionato, allora gioco forza si dovrà mettere mano a una soluzione diversa. Mentre Fabio Iaccarino, anche lui da casa, si dispera per non aver visto le ballerine che hai preparato. Vabbè, al prossimo collegamento. E fra l'altro ti dice molto simpatico, Giummo, quindi apprezza con la tua simpatia, come l'abbiamo già apprezzato noi da un bel po' di tempo. C'è Natale Giusti che ti vuole fare una domanda. Prego, Natale. Sì, saluto Natale. Sì. Ciao Vittorio, buonasera. Ciao Natale, buonasera a te. Senti, ti volevo chiedere, io personalmente nella griglia di partenza, diciamo, di questo campionato avevo inserito il Catanzaro addirittura, se non come una squadra che potesse svolgere lo stesso ruolo della Ternana dello scorso anno, però poco ci mancava per quelli che erano le individualità di questa squadra. Ti chiedo, ecco, se alla luce di quello che è stato l'andamento del campionato finora del Catanzaro, se c'è tanta delusione, ecco, tra i tifosi di questa squadra, perché io ti ripeto, non credevo che a questo punto del campionato il Catanzaro appunto potesse occupare solo il quinto posto di questa classifica. E poi ti chiedo anche un tuo giudizio, ecco, sui cinque ex che sono in forza al Catanzaro, i cinque grandi ex, che campionato stanno facendo finora? Parlo ovviamente di Fazio, Martinelli, Carlini, Bombaggi e lo stesso Branduani. Allora, il Catanzaro sì, ha fatto un mercato importante, però probabilmente, mi ricollego a ciò che ho detto prima, la creazione della squadra ha incontrato delle difficoltà, quindi dal modulo di partenza, un modulo completamente nuovo, da questo 3-5-2 di partenza, dall'origine si è passati a questo 3-4-2-1. Questo probabilmente ha fatto sì che determinati equilibri si sono un po' persi, e qui anche l'allenatore ha trovato evidentemente delle difficoltà affinché appunto la squadra potesse esprimersi al meglio. Il Catanzaro sì, ha delle qualità tecniche, come la Ternana non credo, perché comunque il campionato della Ternana è stato un campionato straordinario, irripetibile. L'ho detto prima, probabilmente qualche giocatore è mancato, nel senso buono del termine. Sì, no. È mancato, mancato, non è passata mia vita. È mancato proprio nella sua, diciamo, nella presenza sia tecnica e sia di ruolo, quindi delle difficoltà ci sono state. Per quanto riguarda e questo sta incidendo proprio sulla classifica del Catanzaro. Per quanto riguarda gli ex, partendo da Branduani, qualche incertezza, mi riferisco
insomma, quelle due punizioni che ha subito il Catanzaro, in particolare contro il Catania, però poi ecco, a Torre del Greco ha compiuto un paio di interventi decisivi, soprattutto nella parte iniziale della gara. Martinelli si sta confermando leader della difesa, come Fazio, sul quale purtroppo pesa l'errore contro il Bari, ma fino a quel momento Fazio è stato uno dei migliori del Catanzaro. Bombaggi finora l'abbiamo visto a folate, ha preso due pali, è stato sfortunato in alcune circostanze, ha giocato delle partite interessanti, però ancora non, a mio avviso, non ha tirato fuori il potenziale tecnico che ha, cioè di un giocatore che ha la giocata improvvisa, cioè la grande conclusione da fuori aria. Però il tecnico calabro su Bombaggi ci punta molto, perché è stato uno dei primi giocatori che ha voluto qui a Catanzaro l'estate scorsa. Carlini resta il punto fermo, molto legato alla piazza, si sta disputando un campionato ad alti livelli, anche se comunque deve far conto con l'età, non è più giovanissimo come ben sapete. Sì. Ultimamente non sta attraversando un gran momento di forma, ma ci sta, perché comunque è un giocatore che è partito sempre titolare, ha sempre timbrato il cartellino e non ha mai lesinato impegno e anche gol. Carlini resta un punto fermo sicuramente del Catanzaro. Ho dimenticato qualcuno? No. C'è Giovanni che ti vuole fare una domanda, Vittorio. Giovanni, vai. Sì, prego Giovanni. Ciao Vittorio, buonasera innanzitutto. Buonasera di nuovo. Due considerazioni. Sul campionato per quanto riguarda la vetta, non c'è la Ternana l'anno scorso, ma secondo te questo Bari è la squadra veramente che bisogna rincorrere e poi rimanere lì alla fine? E poi ti volevo chiedere, in virtù della gara di Coppa Italia del 24, ritieni che mister Calabro farà scelte nel senso che c'ha la partita di Coppa e quindi farà delle scelte diverse fatte fino adesso al campionato, o prosegue la sua strada, chi sta in forma gioca, indipendentemente dagli impegni? Per la prima domanda, no, il Bari non, almeno il Bari che ho visto contro il Catanzaro e che ho visto in qualche altra partita, non mi dà l'impressione di essere una squadra che possa trasformarsi in lepre tipo Ternana, assolutamente no. Poi si vedrà ovviamente nel prosieguo del campionato. Per quanto riguarda la gara, tu ti riferisci alla formazione del Catanzaro per domenica, sì, sì. Giovanni? Sì. Se il mister farà scelte sapendo che poi dopo due riferimento a questi aggiungo, se puoi darci un 11, ecco, per quanto riguarda la formazione, no, Calabro è abbastanza metodico, giocherà la squadra migliore, anche perché comunque il Catanzaro ha insomma una panchina lunga, nel senso che poi sicuramente nella gara contro l'Albino Lecce mercoledì giocheranno tutte le seconde linee, quindi no, per la gara contro la Juve Stabia conferma dell'11 migliore al momento, già che siamo a giovedì, tranne che non succedono dei disastri a domenica. si è unito al gruppo Rolando. E quindi potrebbe già iniziare a fare un pensierino per essere disponibile nella gara contro il Juve Stabia, se non da titolare sicuramente partendo dalla panchina. Faccio la battuta, Vittorio, Rolando non è quello di Aldo, Giovanni e Gian, com'è che è verso la figura di Aldo Ronaldo, Rolando. e poi per il resto credo che si andrà, rientra Scognamillo in difesa, che ha scontato un turno di squalifica a Torre del Greco, quindi credo che Branduani, Scognamillo, Fazio e Martinelli andranno a comporre il pacchetto difensivo. A centrocampo, al centro ci sarà credo Welbeck sicuramente, che sta disputando davvero un eccellente torneo finora, e Verna con Van de Putte e probabilmente Tentardini o Porcino sulla fascia, su un'altra fascia di competenza, e poi con Bombaggi, Carlini e Cianci. Dovrebbe essere questa, tranne che, ma non ci credo possa scapparci la sorpresa, Cinelli dal primo minuto, e qualora dovesse giocare Cinelli, sicuramente Bombaggi si andrà a sedersi in panchina, ma non penso, perché finora Cinelli
ha fatto tanta panchina, solo qualche minuto, e non penso proprio che il mister lo possa lanciare una gara comunque difficile e insidiosa, che sarà quella di domenica contro la Juve Stabia, sia per il valore dell'avversario e sia perché Catanzaro, il reduce, ripeto, l'abbiamo detto, da un periodo davvero di crisi, e anche questo avrà un impatto a livello ambientale con i propri tifosi. Vittorio, che dire, noi ti ringraziamo per questo tuo contributo, anche ancora questa nostra trasmissione. Speriamo di rivederci quanto prima di persona, poi magari in video, come queste ballerine che non abbiamo potuto vedere questa sera. Me li mando in differita. Ma così le giriamo anche a Fabio Accarino, che è da casa, così le potrà vedere. Sì, infatti, si rammarica ancora. E questo qui sicuramente un grazie. E tanto volevo anche concludere che nella Juve Stabia c'è Evacuo, sì, che proprio a Catanzaro, ecco, nella passata stagione, ha timbrato i 200 gol in campionato, segnando con il calcio di rigore con un cucchiaio proprio al Bari, nella partita vittoriosa del Catanzaro lo scorso campionato per 2-0, e ha timbrato proprio qui da noi i 200 gol nel professionismo. Felice Vacco, che ha lasciato ovviamente dei buoni ricordi per la Juve Stabia, un ottimo rinforzo, giocatore serio, un grande professionista. Hai detto anche bene tu questo ultimo passaggio. Vittorio, grazie, buona serata. Grazie alla prossima. A voi, un abbraccio, buona serata a voi tutti, ciao. E come sempre ringraziamo tutti quelli che si sono collegati con noi per dare un contributo in qualsiasi maniera, ecco, anche gli amici da casa, ecco, la loro simpatia, ecco, Fabio, ma tanti altri. Si stanno scatenando sulle Fabio Iaccarino dice portale al ritorno al mento, quindi cioè, potrebbe portare la gara di ritorno. Moulin Rouge, ci dice Massimiliano Giordano. Noi siamo però davvero purtroppo in chiusura, faremo una trasmissione lunga, ma i tempi sono quelli. Ripeto, vi ringrazio io personalmente per essere state al mio fianco, ringrazio tutti quelli da casa, auguro a tutti una buona serata, ringrazio il Videonola ancora una volta, Radio Città Castellammare, tutti quelli che ci supportano e sopportano per fare questa nostra trasmissione. Noi saremo in video sui nostri social domenica, una mezz'oretta prima dell'inizio della partita, e poi commenteremo insieme questa partita, questo Catanzaro Juve Stabia, che dicevo non è proibitivo, è una gara da tenere in considerazione, ma tutto è possibile, e quindi noi incitiamo la Juve Stabia ad andare oltre le proprie possibilità con questo nostro forza Juve Stabia. Forza Stabia, Forza Vespe, e Forza Castellammare, come diceva il buon Torino. Forza Castellammare. Alla prossima.